Grazie della domanda. Si sono convinto di poter anticipare che giovedì prossimo noi al Ministero presenteremo un duplice prodotto. Uno di carattere scientifico, che è il frutto del lavoro dell'Osservatorio sulla violenza femminile, cioè, la violenza contro le donne, che abbiamo istituito al Ministero e che comprende tutta la legislazione italiana e anche internazionale, quindi un lavoro scientifico che però è accessibile, sarà accessibile a tutti, ma sarà accompagnato, questo per certi aspetti è anche più importante, da un ricco opuscolo indirizzato, questo sì invece, soprattutto alle donne, ma anche agli uomini, nei luoghi di lavoro, nei luoghi dello sport, nei luoghi di educazione, per segnalare quelli che sono i fattori di rischio, quelli che sono i segnali di allarme che le donne devono percepire, che una volta potevano essere costituiti anche da manifestazioni, diciamo così, di vivacità goliardica, e che oggi invece possono essere, spesso sono, manifestazioni di un possibile atteggiamento aggressivo o violento. Questo opuscolo che è già pronto e contiene tutte le indicazioni necessarie su come difendersi e come procedere in caso di stalking o in caso anche di semplici molestie, noi lo presenteremo, penso, ma potrei dirlo quasi con certezza, giovedì prossimo al Ministero della Giustizia. Proprio che è una questione che ci sta molto a cuore, posso dire con orgoglio che proprio questa iniziativa è stata proprio mia personale.